E dopo la strage di Via Capaci, il gran maestro, un famosissimo medico messinese, professore universitario, Orazio Catarsini, riunisce tutti i gran maestri siciliani per stilare un comunicato di riprovazione per l'attentato di Via Capaci. Non ci vuole molto a dire che non si fanno gli attentati. La massoneria siciliana si rifiutò di firmare quel manifesto o quel documento contro la strage di Via Capaci. Qui ci viene da fuori, da parecchio fuori venire qua. Gladio. Io scrivo nel libro che Falcone voleva aprire le indagini su Gladio, sulla presenza di Gladio in alcuni dei casi, degli omicidi risolti in Sicilia, quindi facile immaginare di che cosa stiamo parlando, perché Falcone aveva capito l'importanza del centro Scorpione. Al centro Scorpione di Trapani nasce ufficialmente per contrastare l'invasione dell'Italia da parte dell'Unione Sovietica. Ora, che l'Unione Sovietica invadesse l'Italia dal basso Mediterraneo era una delle ipotesi meno probabili, perché doveva fare un giro abbastanza largo, insomma, come gli altri avrebbero dovuto prima conquistare l'Africa, la Tunisia, l'Algeria, la Libia, e poi da lì sarebbero potuti arrivare in Italia. Non era un giro facilissimo, però evidentemente, dice, magari nel 2700 arrivano in Africa, ma ci siamo, creiamo il centro Scorpione a Trapani. Questo centro Scorpione, che è alla base secondo me dell'omicidio di Rostagno, perché Rostagno scopre che in questo centro Scorpione in realtà fanno un traffico d'armi, cioè dire, arrivano gli aerei carichi di droghe, partono carichi di armi, ed è il motivo per cui secondo me Rostagno viene ucciso, in realtà non dovevano essere tanto svegli, oppure pensavano talmente tanto all'Unione Sovietica da non accorgersi che da 8 anni Trapani era la centrale dello smistamento del traffico d'armi per rifornire l'Iran e l'Iraq impegnati a scannarsi di cervelloni. E quindi non se ne erano mai accorti. Viceversa, al centro Scorpione fa riferimento Piazza, questo agente del SISDE che il cui omicidio si lega all'omicidio di Agostino, il poliziotto della moglie. È probabile che Piazza e Agostino abbiano avuto un ruolo, forse un ruolo positivo sull'Addaura, sull'attentato fallito dell'Addaura. Forse erano stati coinvolti a loro insaputa in qualche modo all'Addaura e quando scoprono che la vittima può essere Falcone si precipitano sul luogo e fanno scappare gli attentatori. Fatto sta che vengono immediatamente uccisi. Oggi sappiamo che la mamma di Agostino ha riconosciuto un famoso mafioso che si era rifugiato negli Stati Uniti come quello che avevano visto intorno a loro negli ultimi giorni. Però Falcone aveva capito che a Trapani c'era un modo risolto, che il centro Scorpione era un altro cancro e aveva intuito che la funzione di Gladio in Sicilia non era per contrastare l'invasione sovietica, ma forse gli appartenenti a Gladio erano stati impiegati in altri modi. Ancora grazie della vostra attenzione, spero di non avervi abusato. Grazie.